Ci sono 5 gradi stamattina, sono le 7:35 e io ho appena parcheggiato sotto casa e ho accompagnato il mio fidanzato e poi ho ripreso la mia macchina, così ce l'ho per tutta la giornata per fare i miei giri. E con il fatto che già parecchie persone sono andate al lavoro, ho trovato proprio il posto, quello ambitissimo, sotto casa, proprio letteralmente davanti al portone del palazzo. Buongiorno. Allora, io mi sto sbrigando perché tipo tra 5 minuti metto le scarpe e vado in palestra. Ero convinta che oggi fosse martedì e in realtà invece è mercoledì. Io sono stata 2 giorni segregata in casa perché, come vi avevo detto nell'altro vlog, hanno dei vandali, hanno rotto il lunotto della macchina del mio fidanzato e quindi lui lunedì e martedì, che era ieri, è andato al lavoro prendendo la mia macchina. E quindi io sono stata praticamente dentro casa, sarei potuta uscire con i mezzi, ma in realtà ne ho approfittato per stare dentro casa e portarmi un pochino avanti con il lavoro. Però oggi vorrei riprendere la palestra perché quindi non sono andata né ieri né l'altro ieri, oggi vorrei riprendere e quindi l'ho accompagnato stamattina. E poi lo andrò a riprendere oggi pomeriggio e quindi fra poco metto le scarpe e vado in palestra e ne sto approfittando di quest'oretta che avevo, che ormai è finita, per sistemare un po' in casa e ho cambiato anche le lenzuola. Sono uscita dalla palestra, sono venuta al centro commerciale, ho fatto la spesa alla Coop, adesso andiamo a casa. Allora, sono tornata adesso a casa, vi faccio vedere velocemente la spesa che ho preso, proprio due cosine, ho solamente una busta, tra l'altro guardate che carina, la busta della Coop.fi. Mi sono messa un attimino seduta, velocemente vi faccio vedere la spesa, ma sono veramente quattro cose e poi la metto a posto. Inizio con le cose fresche, che così le metto subito in frigo. Allora, ho ripreso lo sgombro, o branzino, mi sbaglio sempre, ok, lo sgombro, che è quello che avevo preso anche la scorsa settimana al mercato, se avete visto il video. Allora, lì al mercato l'ho pagato, costava 15 euro al chilo e invece oggi alla Coop costava decisamente meno, 8,50 euro al chilo e ne ho presi sempre due, come la scorsa settimana, e al mercato avevo speso tipo 7 euro e invece oggi 3,82 euro, quindi ottimo, non lo prenderò più al mercato, era già pulito ma poi me lo sono fatto anche sfilettare così è proprio pronto da mettere in padella, ci era piaciuto tantissimo con quella ricettina che vi avevo fatto vedere, veloce, buono, fa bene e costa poco. Poi quindi lo sgombro lo faccio domani sera a cena, che è giovedì, e poi invece il venerdì, che il mio fidanzato torna sempre a pranzo a casa il venerdì, faccio questo qua. Allora, ho preso le code di mazzancolle e ho preso questi perché c'è una nuova ricettina che ci piace tantissimo e ho preso i tagliolini all'uovo, questi qua freschi, questa marca Picchiotti non l'ho mai provata e quindi venerdì farò questo piatto a pranzo. Poi ho preso l'insalata che era finita, la faccio stasera con il petto di pollo. E poi ho preso le macine rigorosamente originali perché il mio fidanzato ha un po' la puzzetta sotto al naso e i biscotti, cioè a volte faccio delle prove, siccome vado spesso da Lidl a fare la spesa e lì non so se avete fatto caso, i biscotti non è che ci siano originali, non è che ci sia molta scelta, ci sono i pan di stelle, poi ci sono le gocciole, quelle chiare. Infatti di solito prendo le gocciole perché i pan di stelle non è che gli piacciono più di tanto. A volte ho trovato le gocciole, quelle fondenti, originali, e poi altre volte ci sono quelle offerte, quelle occasioni con biscotti originali, ma non molto spesso, ecco. E quindi
A volte faccio delle prove, per esempio un giorno ho preso, che tra l'altro ce l'abbiamo ancora, le dobbiamo finire e sta facendo in effetti fatica a finirle, ho preso le gocciole fondenti, non però originali, ma quelle della Lidl e non gli ho detto niente, le ho messe dentro il contenitore di plastica ermetico che usiamo noi e effettivamente se ne è accorto, pensavo che non se ne accorgesse, pensavo fosse solamente una cosa che se vede una marca non originale poi dopo dice che il sapore non è uguale, ma effettivamente se ne è accorto anche senza, cioè avevo buttato la busta, gliel'ho messo direttamente lì, chiuso tutto e buttato la busta, invece se ne è accorto. E le macine, vabbè, ce l'hanno scritto sopra se sono macine oppure no, e effettivamente di queste anche io ci ho fatto caso, che quelle di altre marche, ma anche della stessa Coop o Conad a marchio Coop, non sono uguali a queste, quindi gliel'ho prese originali. Poi ho preso questi che sono fantastici, sono buonissimi, sono delle trecce a pan brioche, buonissime, le vanno, cioè io almeno le ho solo viste in questa Coop a Sesto Fiorentino, per esempio quando stiamo giù in Puglia, a Foggia non le ho mai viste la Coop, sono buonissime e queste gliele ho prese per lui e queste le ho prese per me. E poi ho preso la mitica schiacciata, buonissima, questa della Coop è fantastica. E poi ho preso il pane, pane siciliano, questo ora me lo taglio, faccio le 3 porzioni e lo congelo. No, un pezzettino lo lascio fuori, il resto lo congelo che così almeno quando sto senza pane ho la scorta in freezer. Ah, e poi vabbè, ho preso il latte. Latte parzialmente scremato, questo a seconda del negozio dove sto, ne prendo sempre uno così non rimaniamo mai senza. E poi, visto che mi piace tanto l'avena, ho voluto provare un altro perché ho scoperto proprio che mi piace mixarlo con il caffè. Ho provato questo della Coop Barista Avena senza zuccheri aggiunti. Vedremo com'è. Io ho fatto la doccia, mi sono. Oddio, vi faccio vedere la mia tenuta da casa odierna, questa bellissima felpa, mi piace tantissimo. L'avevo presa l'anno scorso da Primark. Vabbè, ho dei jogger in cotone grigi e pantofole. E mentre facevo la doccia mi sono ricordata che la lavatrice ha finito perché stamattina, prima di andare in palestra, avevo messo su una lavatrice, ora non la sento più, quindi ha già finito. La devo stendere, poi mi ha mandato un messaggio la vicina, la mia amica, quella che abita di sotto, che verrà oggi in pausa pranzo. In realtà mi sembra un po' un déjà vu del video che avevo già girato l'altra volta, ma effettivamente le giornate, a vederle poi nel video, capisci quanto siano ripetitive. Quindi alla fine faccio sempre veramente le stesse cose, però ogni giorno ci si mette qualcosa di un pochino diverso e quindi ti sembra di vivere, vabbè, niente, una vita diversa, no? Allora, esco qua fuori e devo andare a prendere i panni e poi li stendo. Ho raccolto i panni dallo stendino che avevo qua dentro casa, li ho piegati e adesso li vado a mettere a posto. Questi li ho appena stesi, li lascio qua dentro, tanto ci sono i termosifoni accesi. E le lenzuola le ho stese di fuori, tra un paio di orette le prendo, non saranno ovviamente asciutte, però poi le metterò qua sopra lo stendino. Intanto le lascio un pochino di fuori all'aria. Adesso vado a mettere questo a posto. Allora, pranzetto finito, adesso mi metto qua a lavorare, ancora tutto spento, ancora da stamattina non ho fatto nulla e infatti con la mia amica siamo state veramente 20 minuti, il tempo di un pranzo veloce per me, lei aveva già mangiato, aspettate che passa l'aereo. Ok,
mi sono messa qua perché mi stava pesando la videocamera. Comunque c'è questa cosa che vi voglio dire, che calcolate che stamattina mi sono svegliata che avevo un umore molto simile a quello di ieri e quello dell'altro ieri. Oggi è mercoledì e ho riniziato a registrare oggi. Ieri e l'altro ieri non ho registrato nessun video perché appunto ero un po' giù di morale, ma non però legato a variabili esterne, proprio giù di morale, indipendentemente da quello che stava succedendo, ecco. E oggi ho realizzato il perché, infatti sono andata vi faccio vedere, sono andata a controllare sul quadernino che ho, vi faccio vedere questo qua. Ce l'ho sempre a portata di mano, guardate poi tra l'altro com'è carino, dorato con tutti i brillantini. E su questo quadernino io dall'estate scorsa sto puntando il mio umore e anche i giorni in cui a me viene il ciclo e quindi lo confronto poi con il ciclo quello precedente, sia per vedere quanto dura, sia per vedere quando ho l'ovulazione, ma non per una questione di gravidanza, non sto ancora cercando una gravidanza, ci penserò credo a breve, ma non lo sto facendo per quello. Aspettate, ho la batteria scarica. Vi dicevo che non è legato al fatto di avere una gravidanza, anche se in realtà è una cosa a cui sto pensando sempre di più e mi piacerebbe almeno iniziare a provare, ecco, ad averla. Nel 2024, ecco, diciamo, tra un po' di tempo, un pochino più in là con i mesi, ma comunque non è questo il fatto, di cui vi volevo parlare. Allora, lì mi sto segnando ogni giorno in cui mi viene il ciclo e, per cercare di capire quando ho l'ovulazione, perché ho capito che l'ovulazione, determina proprio il passaggio da un umore, positivo, diciamo, a un crollo proprio dell'umore. Infatti, calcolate che oggi è mercoledì, avrei dovuto registrare anche lunedì e martedì e invece mi sono svegliata completamente apatica. Cioè, io proprio appena apro gli occhi, che sto nel letto, capisco subito se il mio umore sarà positivo o negativo. Dipende dagli ormoni come stanno messi quel giorno. E quindi lunedì mi sono detta, eccoci, risiamo, è di nuovo quel periodo del mese. Per curiosità sono voluta andare a vedere nel quadernino l'ultimo ciclo e ho visto proprio che domenica scorsa dovrei aver avuto intorno a quella data l'ovulazione. Infatti io poi lunedì ho avuto un crollo dell'umore, ma proprio matematico ormai. È da qualche mese che sono arrivata proprio a questa considerazione. Cioè che la mia vita è sempre dipesa dal ciclo e però in passato io veramente non me ne rendevo conto, cioè vivevo così giorno per giorno e mi svegliavo dal letto magari con un umore un pochino giù, ma magari lo attribuivo a quello che era successo il giorno prima, insomma, vivevo un pochino così a caso. E invece adesso so proprio che ho un periodo preciso del mese in cui io sto proprio al top, naturalmente, non devo fare nulla per sforzarmi, qualsiasi cosa succeda, io sto proprio bene. Invece altri periodi del mese in cui ho un crollo emotivo notevole e l'ho scoperto la scorsa estate con il fatto di mia mamma, però vedevo proprio che durante il mese, ogni mese si ripeteva un periodo in cui io stavo malissimo, cioè non riuscivo veramente a fare nulla, mi veniva da piangere tutto il giorno e un altro periodo del mese in cui ero comunque triste per quello che era successo, ma avevo una forza dentro che mi faceva comunque apprezzare la vita e andare avanti e quindi
quindi l'altro giorno sono andata a vedere effettivamente, ecco, ci risiamo. Da lunedì è iniziato quel periodo di down per me e lunedì e martedì non sono riuscita ad accendere la videocamera a registrare nulla perché mi sentivo proprio apatica, giù di morale. Però ieri sera mi sono detta: domani accendi la videocamera, a prescindere da come ti svegli, perché è una cosa questa che a me piace tanto fare, mi dà gioia e quindi ho scoperto che ci sono delle cose che se io le faccio, per esempio registrare video oppure andare in palestra, oppure sforzarmi di parlare con le persone, tipo magari anche per dire sto facendo la spesa, magari butto lì una battuta con la cassiera. Ci sono quelle cose che se le faccio, anche se non mi va di farle, mi espongo fuori dalla mia comfort zone, poi mi ripagano tantissimo e mi fanno stare bene, cioè mi fanno produrre quelle endorfine di cui io ho bisogno in quei giorni in cui sono portata a rinchiudermi in me stessa, a stare dentro casa, non fare niente. Quindi questo per dirvi che oggi mi sono sforzata, sono andata in palestra, non mi andava per niente, ma poi mentre lo facevo, soprattutto anche ascoltare la musica, mentre facevo quegli esercizi, guardarsi con le compagne del corso e ridere, magari farsi una risata, sono quelle cose che a me subito fanno fare lo switch e mi fanno stare bene, subito, proprio velocemente. Anche registrare i video da quando ho riniziato sto veramente bene. E quindi questo per dirvi, non lo so, ma anche voi state messe male così come me, cioè che sapete proprio che durante l'ovulazione è il vostro periodo massimo, dovete vivere al meglio, vi dovete sbrigare a fare tutte le cose più belle che volete fare, perché poi sapete che il giorno dopo poi avrete la depressione che vi inizia, non lo so. Perché, cioè, sì, vivo proprio una, ve l'ho detto in quell'altro video, una breve depressione, però lo so che è una cosa naturale, quindi se io mi sforzo di fare un qualcosa che mi fa stare meglio, poi subito, naturalmente, senza prendere farmaci, senza fare terapia o cose varie, io poi sto subito meglio durante la giornata. Comunque, ho parlato tantissimo, mi metto a lavorare. Non potete capire la mia frustrazione in questo momento. Guardate che ha fatto il prezzo. Io sono entrata qua, ero buy, quindi il prezzo doveva andare su, e qua in questa zona io l'ho chiusa, ho chiuso l'operazione in profitto, quindi mi sono portata a casa 100 euro e l'ho chiusa seguendo sempre le regole che ho studiato. L'ho chiusa perché qui vedete che cosa ha fatto in passato, è sceso il prezzo, quindi per paura che scendesse nuovamente l'ho chiusa. Però poi invece ha rotto questa zona ed è salito e quindi io qua se l'avessi tenuta aperta avrei potuto guadagnare come minimo altri 150 euro e invece niente. Ecco, queste sono le operazioni che ho fatto oggi e questa, l'ultima, invece di chiuderla a 100 euro, l'avrei benissimo potuta chiudere a 250 euro. E comunque, in totale oggi ho, fatto 250 euro. Sono soddisfatta per oggi, almeno una gioia, calcolate che però non li posso prelevare perché io sto un pochino in perdita sul conto. Ho preso delle perdite e piano piano sto cercando di recuperarle. Quindi per esempio questo profitto che ho fatto oggi mi serve per recuperare la perdita che ho preso ieri e in più, cioè in generale il mese di dicembre e poi tutto questo mese di gennaio hanno fatto schifo. Non mi sono proprio intascata neanche mezzo euro, ecco, e ho sempre preso delle perdite che poi non sono riuscita a recuperare, oppure ci sono state giornate in cui magari aprivo delle operazioni che mi andavano in perdita, poi ne aprivo altre che mi servivano a compensare quelle e quindi chiudevo la giornata a zero, come se non avessi fatto niente. Invece, per esempio, ieri ho preso delle perdite che non sono riuscita a recuperare e meno male che oggi ho fatto del profitto, così almeno ho recuperato
quello che avevo perso ieri. Comunque non è giocare in borsa e non è che faccio cose a caso, seguo ovviamente la strategia che ho studiato. Diciamo che mi sta dando piano piano delle soddisfazioni con il fatto che ora ho il conto in real. Se adesso avessi avuto il mio conto in pari, questi 250 euro oggi me li sarei subito prelevati, li avrei potuti prelevare. Quindi calcolate che il mese di novembre è stato proprio il mese top in assoluto. Quando facevo profitto subito prelevavo e poi mi vedevo accreditato sul conto. Dopo 2 giorni mi arriva l'accredito e erano quasi tutti i giorni in realtà facevo un piccolo profitto e quindi mi vedevo sempre questi accrediti di giorno in giorno, poi andavano a scalare, no? E ho chiuso il mese a più 1653, credo, vabbè, fate conto 1600 euro, che cioè, è parecchio. E ottobre, per esempio, anche l'ho chiuso in positivo a 500 euro, che comunque sono delle belle soddisfazioni. Il mio obiettivo però è farlo diventare un vero e proprio lavoro, quindi avere anche 200 euro, ma costanti, cioè riuscire ogni mese a portare a casa un profitto. Più o meno alto, e invece adesso dicembre non ho portato a casa niente, anzi ho portato delle perdite che sto cercando di piano piano recuperare. E, però ecco, l'obiettivo è quello, devo studiare un pochino di più forse, e uscire di meno, ecco, non lo so. Va bene, comunque è tardi, mio fidanzato ancora non mi ha chiamato, sono le 16:47. Tra poco forse mi manderà un messaggio per dirmi se lo vado a prendere, ecco. E non è lui, mi è arrivato un messaggio, ma non è lui. Io a questo punto vi saluto, in modo che faccio anche dei vlog un pochino più brevi, non possono essere vlog da 40 minuti ciascuno ogni giorno, non se li vedrebbe più nessuno. E nulla, ci vediamo poi domani con un nuovo video. Ciao!